molto gentile in me. In verità, caro signor, molto gentile in me. In verità, caro signor. Ci racconti un poco come è arrivata nella sua carriera? Ha affrontato altre volte questo, cioè è specialista di questo tipo di spettacolo? L'ho conosciuto grazie a Dodo. Io ho fatto dei provini, il maestro Piovani mi aveva invitato per fare dei provini e poi sono stata selezionata tra altre per fare questo spettacolo. Quando ho iniziato a lavorare nella preparazione, nella messa in scena di questo spettacolo, ho conosciuto e ho avuto il piacere di conoscere Dodo, che si è reso disponibilissimo ad elargire tutta la sua cultura del genere, perché è un grande cultore del genere, e quindi e tra l'altro devo dire che mi ha trasmesso anche l'amore per questo genere, perché è profondamente innamorato, talmente tanto che questa energia è coinvolgente. Alle origini veniva chiamato teatro delle varietà. Le varietà perché era un teatro che poteva contenere di tutto. In principio fu appunto il caffè concerto. E certo. Il caffè Chantal parigino. Faccio parte un po' del varietà, un po' della didascalia del varietà, nel senso che in teoria il mio personaggio è poi due personaggi, è la professoressa che ha una sorta di conferenza sul varietà e quindi manda avanti il racconto, e la spiegazione, esatto, il fil rouge in qualche modo, e poi è anche in realtà la soubrette che quindi fa anche qualche numero di varietà. Lo sai qual è la differenza tra una supposta e un palo della luce? No. Ah, non lo sai? No. E allora è stato a corte. Oh, figlio amore, che viene da gioia e dolore, sempre girà. Il suo virtuosismo canoro l'ha esibito in altri spettacoli, in altri luoghi? Io ho dei miei progetti musicali che vertono per lo più sulla world music, musica etnica, musica popolare. Lavoro con l'Orchestra Popolare Italiana, con Ambrogio Sparagna, lavoro con Tosca, la cantante che per gran parte della sua carriera artistica ha dedicato la sua ricerca musicale alla riscoperta e alla ricerca dei brani popolari italiani, ma anche del mondo. Quindi ci siamo conosciute per questo punto di contatto, di unità. Di giovanissima. Sì. Da quanto tempo fanno tutte queste cose? Sono stata sempre molto precoce nella vita, purtroppo e per fortuna, insomma, ecco. Tu sei Carmelas de Vasco Portos, vai a Spagnolas, mamma fa festos, ma io ti capisco se ti conosco buenas. Tu sei la prima figlia d'Androgias, è spagnol, è spagnol. Il teatro di varietà è un teatro che, tra le altre cose, hanno praticato quasi tutti i grandi della scena, per citare gli stessi De Filippo, sia Edoardo che Titina che Peppino, nascono nell'avanspettacolo, certo. Per esempio la celebre Natale in casa Cupiello era inizialmente un atto unico che facevano i tre De Filippo in teatro. In un avanspettacolo. Già più innovativo rispetto a quello tradizionale, perché era un varietà quello che fece De Filippo, tanto per dire, senza il balletto e altri, le gambe delle venti delle donnine. Ho citato i De Filippo, ma potrei citare Nino Taranto, potrei citare Viviani, potrei citare Petrolini o tanti altri, lo stesso Angelo Musco. Noi siamo a Catania, Angelo Musco. Prima di fare la prosa di cui è stato, la prosa siciliana di cui è stato uno dei campioni, faceva delle macchiette, alcune prese proprio dal repertorio di Maldacea e altre dal folklore siciliano, quindi è appunto, come dicevo prima, un pozzo di San Patrizio, perché si può sempre attingere. La lasciamo perché so che lei sta fremendo per andare. Sì, anche perché ammiccava il direttore di scena che mi stava facendo segno. La ringraziamo molto, grazie. È stato un piacere. Io di nome mi chiamo Don Ciccio e mi firmo Don Ciccio San Ciccio. Mi ovunque mi faccio il riccio, dove vado mi faccio il pasticcio. E così per un puro capriccio Don Ciccio pasticcio mi sento chiamare. Ho sempre il biroccio, se mi do un goccio, per un puro ciuccio mi faccio mirare. Le sale qua caccio, di quelli per caccio, di un di cuccio mi faccio mirare. Vieni a me, non per me, sento dire chissà perché.